Che cosa cerchiamo oggi in giro per il web? Naturalmente la notizia del giorno è Arisa. Eccola qui, notizie su Coppa Italia e Arisa, proprio quello che cercavo. Italia cantato da eccola qui. Arisa, proprio quello che cercavo. Arisa super sexy. Il look per la finale di Coppa Italia fa impazzire l'Olimpico. Io confesso che Arisa a me è sempre piaciuta, anche prima di passare al lato scuro della porchezza, cosa che gradisco. A me piaceva anche prima. Ecco qui le foto. Arisa sul look per la finale di Coppa Italia fa impazzire l'Olimpico. Vabbè, non si vede niente, che esagerazione. Si vede, sì, qua si aprono talmente tante pubblicità che se fosse un contenuto sponsorizzato io praticamente sarei miliardario. Fatemi vedere. No? Sì. Eccola qui, niente, non si vede niente, non si vede. Che delusione, c'è tutta questa cosa, questo rumors per una mezza azienda che io vi tolgo perché YouTube è molto sensibile purtroppo anche a queste cose. Coppa Italia, Arisa canterà, poi per queste di 2 giorni fa, fanpage, Arisa indossa la giacca come un abito, Arisa libero, vabbè, l'incidente bolle, questi. Sempre sul pezzo, incidente bollente durante occhio alla giacca, ma dai. Le persone hanno chiesto anche quanto pesa Arisa, ma che ve frega? Ma io mi chiedo, no? C'è una cosa che non capirò mai. Perché domandarsi il peso di una persona? Cioè è una persona, non è un quarto di bue. Cioè se io vado al macellaio, compro la carne e chiedo quanto pesa. Ma chiedersi quanto pesa una persona mi sembra poco dignitoso nei confronti di me, però a volte sono le stesse modelle che danno il loro peso come se fosse importante. Vabbè, dopo questa premessa fatemi sapere cosa ne pensate. Vediamo quanto pesa Arisa. Allora, quanto pesa? Arisa è alta 161, 1,61 m e pesa circa 53 3 kg, cioè forse l'hanno pesata senza tette, non lo so, mi sembra pochino sinceramente. Vabbè, ma che ce frega. Quando arriva la notte chi la canta? Come si può contattare Arisa? Vabbè, tanto non vi risponde, che la contattate a fare? Quanto pesa Elodie? Così? Chi scrive testi ad Arisa? C'è da chiederselo. Quanti anni ha Alisa? Ma Alisa o Arisa? Alisa, chi è Alisa? 44 anni, ma è Alisa. Quanti anni ha Rita? Sono così. Domande. Ah, che bello googlare! Ma andiamo a vedere quello che interessa a noi, cioè l'inno d'Italia. Andiamo su YouTube. L'inno d'Italia cantato da Arisa. Eccolo qua. Allora, Arisa, inno di Mameli. L'inno di Mameli eseguito dalla banda dell'Arme è cantato da Arisa. Vediamo un po'. Ok, nel frattempo ti metto un like. No, non posso perché devo accedere a YouTube. Vabbè, fai come se l'avessi messo. Vediamo un po', andiamo avanti. Ho tolto l'audio. L'Italia, l'Italia, se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la te. Ecco qui l'abito super sexy, dai. L'inno d'Italia, no? Ma ecco, se c'è una nella top 10 delle cose che mi piacciono meno, forse al primo posto ci metterei
l'inno di Mameli. Mi scusi, signor Mameli, fratellino, mi ricordo anche Troisi questa cosa, no? Innocenza che piange, fratelli d'Italia, Italia se desta. Dell'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio l'agriò. Pra Mi scuso col signor Mameli, ma io trovo oggigiorno l'inno d'Italia, questo inno così campanilista, no, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, cioè scalpiamo Scipione l'africano, rubiamo l'elmo e mettiamocelo noi in testa, non mi piace. Ma non sono il solo a pensare così, infatti tempo fa si parlava anche di cambiare l'inno d'Italia con qualcosa di più rappresentativo dell'Italia, no? Che schiava di Roma, il Dio la creò, e che cioè, basta anche, no? Dovremmo fare secondo me, un passo avanti e aggiornarci. E si era proposto Le blu dipinto di blu di Domenico Modugno, anche detta Volare di Domenico Modugno. Volare, oh, cantare. Oh, sempre, sempre imitando Troisi, non ci resta che piangere. Volare, cantare, Cioè, sarebbe bellissimo, no, da cantare allo stadio. Forse finalmente i nostri giocatori lo canterebbero, magari Volare di Domenico Modugno. E sinceramente ti ispira di più. Che sta zitto, che si mette la mano al petto. Certo, io vedendo lì non voglio fare battutacce, non dico dove mettere le mani io. Cioè, sicuramente ti ispira di più cantare Volare Domenico Modugno piuttosto che dire Elmo di Scipio, cingiamoci la testa, andiamo, ammazziamoli tutti, Scipione l'africano, eccetera eccetera. Cioè, è più leggero. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Mi piacerebbe conoscere anche la vostra opinione. Nel frattempo vediamo Alisa, so che lo volete vedere. Cerca con Google. Arisa si mostra senza più paura, mai stata. Io ho paura di aprirlo perché YouTube mi censura. Guarda il video. Lo apro giusto un secondo per la gioia dei miei e dei vostri occhi. Ho ancora pochi anni per dimostrarmi attraente. No, ma non è vero. Gallina vecchia fa buon brodo. Come si dice. Ritorniamo qui su Google. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like. Se ancora non sei iscritto a questo nuovissimo canale, mi raccomando, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti e magari anche suggerisci, perché no? E noi ci vediamo qui alla prossima. Ciao!